Ciao piloti, allora oggi come avete visto nell'anteprima di sabato siamo nella provincia di Jekla. Ho guardato nell'applicazione Naire, ve la metto qui, ve la posto e vedete che è una zona libera per il volo dei droni. Siamo completamente nel verde, non diamo noia a nessuno, non c'è case nel raggio di 1 chilometro, ci sono solo monti, colline e boschi. Oggi farò tutte le colline qui dei boschi e qua c'è un deposito d'acqua, andò a sorvolare anche quello, un po' di pianura e roba varia. Però, come potete vedere, lassù ci sono delle grosse catene montuose. Quelle lì saranno oggetto di prossimi video, proprio prossimi prossimi, nel vero senso della parola. Allora, senza parlare tanto, è tutto pronto, il DJI Mini 2 è acceso. Lo smart controller è acceso, andiamo a partire con le registrazioni. Fatto. Ah, mi sono scordato di accendere. Ah, questo vi ricordo che è un volo in FPV. La registrazione della pantaglia è partita, è connesso il DJI Smart Controller con il drone. Ora partiamo con il volo di oggi. Allora, accendiamo la registrazione anche del drone. Eccolo qua. E partiamo con il decollo automatico. Allora, se ce la faccio con due mani. Ecco fatto. Partito. Mi metto gli occhiali, anzi ora no, faccio come di consueto. Ci riprendiamo in reverse. Ecco qua. Ci alziamo un pochino, abbassando la telecamera. E partiamo. Ecco, partiti. Alziamoci un pochino. Vedete? Il drone è partito. Ok, ora ci mettiamo gli occhiali, quelli giusti. E ci mettiamo la sgafas di Google Res. Ecco qua. Siamo al 96% di batteria. Partiamo. Ci giriamo. Qui abbiamo un bacino d'acqua. Ecco. Andiamo verso il bacino di acqua. Stando attenti alle reti, eventuali fili e roba varia. Ecco qua. Ah, che bello, che ripresa. Si vede il sole rispecchiato nell'acqua. Che bello. Questo è veramente bello, signori miei, eh. Bello. Bello, bello, bello. Torno indietro e faccio un altro passaggio perché ne vale veramente la pena. Ecco bello, eh? Stupendo proprio. Sì, ora si vedono le nuvole. Una cosa meravigliosa. Benissimo, ci alziamo ora. Ecco veramente bello. Vado a riprendere un po' questa cosa qua, perché
però prima voglio mettere questo, ecco, così, perfetto. Ho messo la mappatura in maniera che quando lo richiamo so dove sono io, la mia posizione e quella del drone. Abbiamo 22 satelliti, una cosa stupenda, nel senso, tantissimi. Vado a riprendere questa costa qui. In flight. Qui è tutta zona libera, infatti non c'è traffico di aerei, è consentito il coso dei droni. Qui c'è un filo elettrico, vedete, cioè, però noi siamo più alti, quindi problemi non ce n'è. Ora voglio rimontare questa collina come piace a me. Eccolo qua il cavo elettrico, ma a noi non ci importa. Ora ci possiamo abbassare. Stando attenti al segnale. Bisogna alzarsi perché non c'è segnale. Rimango nascosto e questo è un problema, no? Nel senso, purtroppo la postazione non è delle migliori, no? Perché è chiaro. Ora cercheremo di abbassarsi un po'. Siamo già all'80% della batteria. Vediamo se si può abbassarsi a un certo punto. Perché a me piacciono le riprese che rasano gli alberi, quelle robe lì. Qui veramente non si dà noia a nessuno perché non c'è case, non c'è niente. È completamente... completamente deserto in pratica. Andiamo avanti, ci siamo abbassati, vedete, perché sono vicino a me. Infatti lo sento che mi ronza vicino. Ora mi passa sopra la testa praticamente. Ecco, io sono lì. Va un po' a scatti qua, io non lo, forse per la registrazione. Ecco, ora devo alzarmi, se no non si prende il segnale. Ecco qua, ci siamo alzati, altrimenti il segnale è poco. Bisogna alzarsi ancora. Ora ritorno a me perché chiaramente è dietro e quindi si rischia poi che perde il segnale un'altra volta. Questo è poco ma è sicuro. Ora mi posso riabbassare tranquillamente. Sono le mosche anche oggi, impressionante però. Vedete, qua ci sono delle case disperse, basta. Ora io mi abbasserò se posso, sempre che non perda il segnale. Voglio andare raso terra qua, mi garba perché è tutta terra lavorata, quindi è un tappeto praticamente. Stupendo. C-
Purtroppo mi devo alzare perché il segnale non ce n'è molto. Eccola, l'ho ripreso. Siamo al 67% di batteria. Bisogna alzare. Ecco che l'ha ripreso. Ora metto la modalità sport. Andiamo un po'. Sport. Voglio arrivare almeno a quella cosa là, alzandomi, a quella collina là. Sempre stando attento al segnale. E stando attento anche alla batteria, abbiamo anche un altro, guardate laggiù, c'è un altro giacimento di acqua, contenitore di acqua, guardate bello. Bisogna alzarsi però, perso il segnale, perché chiaramente qui sono, come si dice, ecco, devo alzarmi, via, un pochino, c'è verso, Andiamo avanti, alzandoci. Voglio levare questo. Ecco. Che bello, guardate là. Ecco, mi dice che più lontano di così non posso andare. Siamo un po' là. Stupendo, no? Torniamo indietro. Ah, c'è anche la limitazione del coso, no? C'è la limitazione della lontananza. Ora ci riavviciniamo. Peccato però. Voglio solo vedere nelle impostazioni. Voglio vedere, ecco. Ecco. Ci stiamo riavvicinando. Lassù c'è anche dei bei monti, vedete? Monti verdi, eh? Siamo a un 40% di batteria. Ci possiamo anche abbassare ora. Sì, sicuramente ci possiamo abbassare. Sempre nella postazione. Siamo al 35% di batteria. Lassù vedete tutte montagne, catene montuose. Bello. Siamo già a un 33. Cavoli. Il ritorno è stato veramente consumistico dal punto di vista dell'energia elettrica. Allora, ora leviamo la modalità sport, mettiamola quella normale, modalità normale, siamo a 29% di batteria. Ora mi abbasso, voglio riprendere un'altra volta questo giacimento che è fantastico. Ha una discesa di
Vediamo un po', non lo dice. Sta scendendo il segnale, però è piuttosto scarso. Siamo a 27. Segnale ritornato. Ecco qua. Siamo a 25. 25% di batteria. Vediamo come si comporta il segnale. Siamo sulla telecamera. Allora lo voglio fare a ritroso, però torniamo indietro. Ecco qui. Passiamoci. Ecco fatto. Ora ci alziamo e torniamo alla base, perché è al 20% e quindi il volo è finito. Abbiamo visto tante cose interessanti anche oggi, eh? Eccomi davanti, eccomi sotto qua. Abbassiamo del tutto la telecamera. Ecco che si abbassa. Ora mi alzo gli occhiali. Posso gli occhiali. Ecco. Stiamo sempre sulle telecamere. Ecco. Atterrato. Ora, prima di tutto, fermiamo le registrazioni. Registrazione salvata con successo. Perfetto. Ora spengiamo tutto. Spengiamo anche il drone. Ok, il drone è spento, mettiamo qui e finalizziamo il video. Stupendo, avete visto che volo stupendo. L'unico inconveniente che abbiamo avuto a questo volo qui è quando siamo arrivati in prossimità di quella collina laggiù, avevo impostato il limite di distanza a 2000 metri. Per cui lui si è fermato, meglio così, così siamo ritornati indietro, altrimenti potevamo riprendere un po' anche la collina e un pezzetto anche di monte e poi ritornare tranquillamente indietro. Il volo è stato perfetto, mi è piaciuto molto, riprese anche dell'acqua, dei giacimenti, è veramente bello questo video, un po' fuori dal comune, no? Sempre. Chiaramente non si rasa niente perché col Mini 2... A parte che era una zona un po' così e così. Allora, io vi posto qui la storia di Instagram di Sabato per chi non l'avesse vista. Qui ci sono poi tutti i link di Instagram e di Facebook. Vi do appuntamento per il video di lunedì, che anche questo sarà vincente, penso. Bisogna lavorarli bene i video per avere un certo, diciamo, successo, insomma.
Io vi do appuntamento per un altro video, oltre a quello di lunedì, un altro video, un'altra avventura e altre soddisfazioni. Ciao a tutti piloti da Drone Generation. Un saluto grande. Ciao!